Buongiorno a tutti, sono in compagnia del professor Paolo Manzoni, storico di Almenno San Salvatore. Una curiosità, siccome il nostro gruppo, diciamo la nostra piattaforma, abbiamo voluto nominarla Lemine News, gli poniamo questa domanda su una possibile etimologia della parola Lemine. Do la parola a Paolo Manzoni. Allora, prima di tutto faccio una premessa, anche in questo caso, come per la Madonna del Castello, bisogna chiarire che se oggi dovessi scrivere il libro Lemine, l'avrei intitolato non Lemine ma Lemenne. Perché Lemine? Perché Lemenne è la forma più antica, veniva usata fino al 1200, poi a poco alla volta per una variazione si è cominciato a introdurre Lemine, Lemen, no? Lemenne, Lemen, e poi Lemen, Leminis, come flumen, fluminis in latino, e quindi da Lemen è diventato Lemine. E quindi gli autori successivi hanno usato la parola Lemine. E anch'io, accodandomi, ho finito per intitolare il primo libro che ho fatto Lemine. Ma oggi non lo farei più. Farei Lemenne, che si avvicina anche molto di più ad Almenno. Per quel che riguarda il significato etimologico, non esiste una spiegazione precisa, ci sono diverse possibilità. Se noi ci rifacciamo alla lingua celtica, cioè alla lingua dei Galli, allora abbiamo due soluzioni. Possiamo avvicinare, no? La parola Lemenne o Lemine a Lemeno, Lemano, Lemennis, o anche all'Lacus Lemannus, come i romani chiamavano il lago di Ginevra, quindi lago Lemannus. Vedete che c'è vicino, Lemen, Lemannus, Lemennis, no? È la stessa, diciamo così, radice. Però permettimi una domanda, ma Almenno non è mai esistito un lago, o c'era un lago? No, allora il significato sarebbe vicinanza di acque. Ah, ok. Questo è il significato, no? Luogo dove c'è acqua. Poi un'altra interpretazione è quella sempre ancora di avvicinare un altro termine celtico, che è Lemnia, Lemna o Lempna, che in questo caso significa selva, quindi selva. E allora si potrebbe anche pensare di avvicinarlo al termine Valdeman, che significherebbe l'uomo a capo della foresta, il prefetto dei boschi, cioè tutta la vasta area che si estendeva da Almenno alla Val Limagna e alla Val Brembilla, che faceva parte della corte Lemenne o di Lemine. Poi c'è un'altra possibilità, che il termine non abbia derivazione celtica ma derivazione romana, e anche in questo caso ci sono due interpretazioni, o da Limen o da Limes. Limen, che significa soglia, e Limes, che invece, quindi soglia, quindi limitare delle valli, potremmo chiamare così. Almeno si trova al limite, all'inizio delle valli, Val Limagna e Val Brembana, anche perché anticamente Lemine era anche al di là del fiume Rem. L'altro significato, Limes, invece sta a indicare la parola confine, e in questo caso si richiamerebbe il momento in cui i romani sono arrivati a conquistare la pianura padana, si sono fermati appunto all'inizio delle valli, quindi al limes, quindi al confine, perché su Castra, Duno e anche Vigna avevano costruito delle fortificazioni, quindi era il confine con i barbari, che poi erano i Galli, che si erano asserragliati dentro le valli e facevano ancora resistenza, perché la conquista romana non era ancora completata. Queste sono le quattro possibili interpretazioni, ciascuno scelga quella che preferisce. Ti ringraziamo per questa bellissima spiegazione, speriamo di avere un'ulteriore collaborazione, intanto lo ringraziamo.